L'isola Liri non segna più, continua il digiuno, arriva il nuovo attaccante ma i risultati non cambiano. Questa volta non esce la sconfitta, si interrompe la serie di 6 sconfitte consecutive, ma lo 0-0 che pur muove la classifica serve veramente a poco ai biancorossi di Mister Grossi, che ottengono il primo punto in campionato della gestione del tecnico di Caira. Squadra e tecnico che rimangono in silenzio stampa. Una gara gradevole dove l'isola Liri avrebbe meritato qualcosa di più, ma in avanti non riesce a concretizzare. Al secondo iniziava subito il Manfredonia, un calcio di punizione di Pirrone non aveva alcun effetto. Isola Liri vicinissima al gol al quarto minuto, una rovesciata in aria di Matrisciano, palla a fil di palo. Al settimo si faceva vedere Mignogna sulla destra che si accentrava e calciava verso la porta, tiro a fil di palo. Al quindicesimo tiro di Arrigò, il debuttante Mangiapelo non si faceva sorprendere. Al diciottesimo ci provava Simonetta dal vertice sinistro, conclusione forte, violenta, Fortunato a pugni chiusi deviava. Al ventiduesimo tiro di Lacava, palla alta sulla traversa, occasionissima per l'isola Liri. Al quarantatreesimo, proprio sul finale di tempo, sulla sinistra La Rocca imbeccava Federici, conclusione al volo di sinistro, nella circostanza Fortunato si esaltava deviando la conclusione in fallo laterale. Iniziava l'isola Liri nella ripresa al terzo con Simonetta, Fortunato a terra bloccava. Al settimo il neo entrato Giglio, Mangiapelo, vero miracolo, deviava in calcio d'angolo. Ancora al quindicesimo il Manfredonia, che ha dominato i primi 20 minuti della ripresa, con Nossa che di testa sfiorava il gol con un Mangiapelo battuto. Al ventesimo però l'occasione gol la costruiva l'isola Liri quando Simonetta serviva il liberissimo Federici in aria, che solo davanti a Fortunato non riusciva a mettere il pallone dentro dell'1-0. Al trentesimo Arrigò su angolo battuto da Stella, colpo di testa, palla che si stampava sul palo. E al quarantesimo, nell'ultimo assalto biancorosso, Federici di testa a un metro dalla porta mandava il pallone della vittoria sulla traversa e spegneva così l'ultima speranza per i biancorossi di ottenere la prima vittoria in campionato.